Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buona domenica a tutti, amici. Allora, ragazzi, benissimo, ieri penso che eravamo tutti curiosi di vedere questa partita. Amichevoli, quando c'è il Milan, non ce n'è, almeno per quanto mi concerne, non ce n'è. Bisogna fare i complimenti al Monza, addirittura è stata partita vera, perché addirittura il nostro gioiellino, che dopo ci arriviamo, Brahim Diaz, addirittura si è messo a litigare con Barilla, addirittura Ibra, sottotono ieri, però glielo possiamo anche concedere, calci, gomitate, si sbuffava, si lamentava, spintoni a destra e a sinistra. È stata una partita vera, il Monza ci ha messo l'anima ieri, bisogna fare i complimenti comunque, che una squadra che l'anno prossimo, secondo me, se salisse, io non mi stupirei proprio per niente, manco per le palle. C'ha Paletta dietro, che è ancora di gran carriera. Cioè, per me li mangia in testa il nostro Duarte, con tutto rispetto. Comunque adesso analizziamo uno per uno e ci arriviamo uno per uno, perché adesso non dico di fare le pagelle per un amichevole, perché mi sembra un po' inappropriato. Però andiamo ad analizzare i giocatori uno per uno, partendo dal presupposto che ieri non avevo tanto lavoro, grazie a Dio, come tutti i sabati sera. Sabato sera, pensate che il giorno che lavoro di più al bar, che lavoro di meno al bar. Il sabato sera delle 7 sere è la serata che lavoro di meno, perché sono aperti alcuni locali qua dove fanno ancora musica, anche se non potrebbero. Comunque è la serata che lavoro di meno, quindi ho potuto vedere la partita. Allora, cominciamo da Antonio Donnarumma. Allora, ha fatto una bella parata pronti via. Sul gol è andato a farfalle, per quanto mi riguarda, però non l'ho visto male. Comunque ci serve comunque un secondo portiere. Begovic costa comunque parecchio, sicuramente, addirittura si parlava di consigli, comunque dobbiamo prendere un secondo portiere nella maniera più assoluta, se, per quanto mi riguarda. Comunque vabbè, non si è comportato poi male sul gol, è andato proprio fuori tempo a farfalle, però vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, beh, Hernandez sta sempre di più migliorando, grande Teo, sul motoscafo, addirittura non è soltanto il motoscafo per andare avanti, ma sto notando che anche il motoscafo per la fase difensiva non lo passi in velocità, neanche se ti mette a piangere, questo strapotere fisico, questo armadio, proprio, è un bellissimo ragazzo, ma questo vabbè non ci interessa, però proprio veramente c'ha questa fisicata, questa cosa qua, questa potenza nella corsa che è veramente superiore nettamente alla media. Cioè Hernandez veramente c'ha una falcata, una prepotenza fisica che veramente va oltre proprio la media, veramente ce lo teniamo stretti, 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 forte le nostre braccia. Allora, coppia centrale, andiamo alle note negative della serata. Allora, Duarte, allora non voglio subito prendere e darti addosso, dire mi verrebbe da dire una pena umana, però ritorna da un infortunio, Duarte uno di quei giocatori, a parte che sarebbe il quinto nostro difensore, ma io sinceramente lo darei in prestito per farlo giocare, perché se rimane adesso come adesso praticamente il campo questo qua non lo vede mai. Cioè Musacchio sembra Nesta in confronto, che a me Pistacchio, a me sapete che a me non è che mi faccia impazzire, però dare in prestito tipo al Parma, Udinese, Sassuolo, Sampdoria, in queste squadre qua, per farlo giocare comunque sempre, se giocherebbe in queste squadre qua bisogna anche vedere un attimino. Perché insomma, ieri proprio il Musacchio, il Duarte che era capitano in Brasile pure. Cioè il Duarte che ho visto ieri, non è che entra in fortuna, ma proprio l'ho visto senza personalità, non mi è proprio piaciuto proprio per il manco per il cazzo. Bellodi di fianco agli attenuanti che ha 20 anni, però non mi sembra dei ragazzini, dei gioiellini che abbiamo mostrato. Sinceramente mi sembra un po' quello con un pochettino meno talento, ma era un po' lento e impacciato ieri, si è fatto prendere alle spalle più volte, sinceramente Bellodi non mi ha convinto, però un abbraccio di incoraggiamento per il ragazzo, sicuramente c'ha 20 anni, sicuramente crescerà e niente, ha fatto fatica perché il Duarte proprio non gli ha dato una mano, questi qua hanno giocato comunque a 1000 all'ora secondo le loro possibilità, c'è da dirlo, che sono venuti a San Siro per fare la loro... più che onesta partita, bisogna fare complimenti al Monza, proprio è venuta a farsi una finale di Champions League loro, cioè niente da dire. Andiamo veramente, cioè, nelle amichevoli estive, Davidino, io non posso dire, veramente non posso che elogiarti tutto, perché quando i ritmi sono più bassi rispetto alla partita, alle partite ufficiali, te comunque ci metti sempre, bisogna riconoscere che ci metti sempre il 100% dell'impegno, su questo nessuno ti va tolto nulla su questo. Ieri ci ha messo anche qualità, un gran gol, due tunnel, che addirittura, cioè tra un po' entro in televisione, ha fatto due tunnel, ragazzi, che neanche il buon Cafu. Però non voglio farmi mettere l'effetto di salame sull'occhio e dire no, siamo a posto lì a destra, no. A noi assolutamente, se vogliamo tenere Davide in queste condizioni come secondo, ok. Ma noi comunque sia, non dimentichiamoci che abbiamo bisogno di un terzino destro. Non è detto che arrivi un terzino destro, questo qua già ve lo dico, se arriva sarà una bellissima sorpresa perché i prezzi sono molto elevati. Noi se vogliamo tornare veramente, non soltanto al quarto posto, ma sopra,
noi dobbiamo prendere un terzino, ragazzi. Noi siamo tutti, comunque sia, non ci dobbiamo far mettere comunque sia troppo entusiasmo per le partite di Davide, che Davide si sa che nelle amichevoli pre-campionato subito fa delle gran prestazioni. Poi mica ci fa rognare tutto l'anno. Però io voglio essere ottimista con Davide, magari vogliamo tenerlo, va benissimo, allora parte Andrea, però dobbiamo prendere un terzino destro per quanto mi riguarda. Ma vi ripeto, non è detto che arrivi. Andiamo avanti, saliamo un po' da centrocampo in su. Allora, un passo indietro, una nota non lieta, Robak, però ragazzi, classe 2003. Ieri un po' legnoso, macchinoso ieri, non mi è piaciuto, però secondo il mio punto di vista delle potenzialità veramente incredibili questo ragazzo. Ieri un po' un passo indietro, però non ci può stare tranquillamente per un ragazzino ancora minorenne, 17 anni del 2003, incredibile. Uno strapotere fisico incredibile, anche se un po' gracilino, come giusto che sia, che c'ha 17 anni. Ha una falcata allucinante, ieri si è fatto un po' annullare, diciamo, dal terzino del Monza. Comunque, naturalmente, non è una bocciatura questa per roba, che secondo me diventerà veramente un giocatore molto molto interessante per la nostra causa. Fili, fra l'altro, era accostato all'Arsenal, poi lui ha deciso invece di prendere i colori più belli del mondo, che sono i nostri. A destra, allora, a sinistra, Daniele Maldini, una nota molto lieta, un grandissimo gol. Daniele, serve un attimino un po' la personalità che aveva il tuo papà, ok? Perché per me le potenzialità ce le hai, fatto un grandissimo cazzo di gol. Più cattivo ti voglio, però secondo me le qualità, e questo ragazzo ce le ha, cioè Daniele ce l'ha il talento. Non dico che avesse anche la metà comunque della classe di suo padre, già saremmo a cavallo, però secondo me potrebbe diventare un ottimo calciatore. Deve metterci ancora un pochettino più di quella personalità lì che serve, perché le doti questo ragazzo secondo me ce le ha. Comunque nettamente promosso, gran gol, felicissimo per te caro Daniele. Centrocampo. Benasser, la solita grandissima personalità, guai che ce lo tocca, niente da dire, suo solito centrocampo, veramente in postallazione bene, fraseggia coi compagni, ormai li conosce a memoria, fa girare tutta la squadra, assolutamente promosso. E poi andiamo alla nota lieta, che questo qua non si ferma mai, ormai io sono stufo di dargli veramente, di elogiarlo questo qua, io sono stufo, io voglio che torni quello di prima, naturalmente sto scherzando. Franco, personalità in mezzo al campo, veramente uno schiaccia sassi, ha trovato veramente la sua dimensione, secondo me, più che, oltre che fisica, anche mentale, veramente lui con Ismael di fianco, lui si trova bene, secondo me, cenano tutte le sere assieme, vanno con le mogli, con le fidanzate a bersi qualcosa di analcolico tutte le sere, poi tornare a casa presto, si trovano veramente bene lì in mezzo al campo, ragazzi, non c'è un cazzo da fare, si conoscono a memoria, si scambiano di ruolo, erano amichevoli, sì, ma si vede che proprio loro stanno bene assieme, è un centrocampo veramente ormai che ci metto la firma per tenere l'anno prossimo. Abbiamo preso Tonali, felicissimo. Arriverà Bakayoko, sarà ancora più felice. Però non dovesse arrivare Bakayoko, sinceramente a me questo centrocampo, ragazzi, come mi dava delle garanzie, come avevamo finito, ma mi dà delle garanzie adesso che dobbiamo iniziare. Li vedo veramente felici, belli, belli come il sole insieme. Io sono felicissimo di questa coppia centrale qua. E qua il centrocampo l'abbiamo completato. Andiamo un'altra, le due note un attimino inferiori davanti. Vabbè, Ibra, ti perdoniamo tutto. Ieri era anche un po' nervoso, ieri, boh. L'ho visto un po' nervoso ieri, ma non ci interessa. Lui nell'amichevole naturalmente ci mette meno gamba degli altri. Mi interessa nella partita contro l'Imbria con gli irlandesi, che dobbiamo schiacciarli, dobbiamo asfaltarli. Quindi niente, di Ibra anche, non ti devo dire niente, Ibra, si sa che nell'amichevoli comunque ti sei risparmiato, non c'è nessun tipo di problema, stai facendo anche una preparazione per il tuo fisico, comunque sia da giovane, quindi non ti voglio assolutamente, figuriamoci se mi permetto di dirti qualcosa. Paquetà, allora Lucas, secondo me tu puoi dare molto di più, io sinceramente a me dispiace dirlo perché ci ho creduto fino alla fine in te, ma se dobbiamo usarti come pedina di scambio sinceramente adesso ben venga, cioè apro le porte. Perché quando appena appena rispetto al Novara i ritmi si sono un attimino un po' alzati, cioè ti manca quella grinta, secondo me, quella cosa in più che non stai tirando fuori. Oh vabbè, cosa ti devo dire? Boh, vedremo un attimino prossimamente che cosa deciderà con te la società, vediamo un attimino. Poi, allora, Pogba, un armadio, Pobega, un armadio a 4 ante, entrato dopo, secondo me, come quarto o quinto, addirittura se non quarto, come nostro centrocampista, io con te ci metto la firma, io credo veramente fermamente in questo ragazzo. Potrebbe essere il vice di Benasser, perché no, anche lui è mancino, perché non dare fiducia comunque sia sempre andare a prendere altri giocatori e non dare fiducia ai nostri giovani. Ripeto, arriva Bakayoko, sono il più felice del mondo. Non arriva, ho massimo fiducia nei nostri quattro, rimarrebbero centrocampisti lo stesso, perché penso che Krunic comunque venga ceduto, anche se non è detto che venga ceduto, vedremo che cosa succederà.
Indi per cui, massima fiducia. Poi, allora, Brahim Diaz, è entrato dopo, secondo me si vede che è talentuoso, ha fatto una roba in area che veramente mi ha fatto impazzire, gioca sia destro che di sinistra, è arrivato già, stava litigando con Barella, sangue puramente, eternamente sanguigno spagnolo, mi è piaciuto comunque quando è entrato. Secondo me bisogna andare subito a parlare con Real, comunque sia a vedere un attimino, prima che veramente questo qua diventa un giocatore fondamentale, tutto quanto, bisogna un attimo andarla a parlare un attimo con Real Madrid, un attimino sulle formule del contratto. Comunque vabbè, vedremo un attimino, un passo alla volta. Poi, naturalmente, quello che mi ha fatto godere di più di tutti stasera. Lorenzo Colombo, un armadio assediante, classe 2002. Mi sembrava Tritolone in quell'azione, si è spostato la palla sul suo piede, pam! Un missile terrario lì all'incrocio, veramente alle movenze di Vieri. Naturalmente non voglio neanche ancora paragonarlo, fargli montare la testa, paragonarlo a Tritolone, ma ragazzi, un fisico della Madonna, un sinistro che si vede che questo qua è sinistro, ce l'ha. Tocca una palla, la prima palla, cattivo, boom, la mette sotto 7. Ho goduto come un riccio. Non perché sono amico su Instagram, per l'amor di Dio, però veramente, che c'è un po' il mio pupillo, già l'avete capito, però veramente ho urlato come veramente a un gol di una partita di campionato quando ha segnato, veramente un gol della Madonna, una sassata alla Nessette, veramente, quindi comunque dimostra personalità perché ha toccato praticamente un pallone e un'azione che fra l'altro si è costruito da solo, l'ha tramutata in oro. Felicissimo per te Lorenzo, immagino anche i tuoi genitori a vederti fare un gran cazzo di gol, come naturalmente anche Daniele, suo papà in tribuna, e te, i tuoi genitori, immagino che felicità che hanno visto, veramente peccato che non c'era il pubblico. Vedervi segnare questi due gol, i nostri due gioiellini, che felicità che hanno avuto papà Paolo, i genitori di Lorenzo, veramente a vedere i loro figli così giovani segnare a San Siro, veramente una gioia immensa per voi. Niente ragazzi, quindi test positivo, comunque complimenti anche al Monza che si è comportato bene. E niente, adesso abbiamo un'altra amichevole per poi andare a fare il primo test vero, cioè il primo test vero, la prima gara ufficiale importantissima in Irlanda. Comunque adesso vediamo un attimino sul mercato cosa succederà questa settimana. Nel frattempo ragazzi, io vi auguro una buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Passatevela bene. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube. Clic, 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 clic. Poi c'è una campanellina del cazzo sfigata lì grigia. La si clicca e si va su tutte. Così almeno ogni volta che arriviamo abbiamo praticamente il rast aggiornato. Che dirvi, forse oggi potrei entrare in live. Non prometto niente, ma non si sa mai nella vita ragazzi. Un abbraccio a tutti quanti, ciao a tutti.